Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video spesa tutto dedicato a Natura Sì. Sono tornata da Natura Sì dopo veramente un sacco di tempo. Erano quasi 2 anni che non mettevo piede lì dentro, un po' per mancanza di tempo, un po' perché è lontano da casa mia, insomma, non ero più tornata. Però ho voluto fare la spesa lì perché volevo prendere un po' di cose integrali, un po' di cose biologiche, un po' di cose anche particolari e quindi ho pensato di farmi un giro lì dentro e non l'avessi mai fatto perché sono uscita con un sacchetto pieno di roba. Adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, questo è tutto pieno di prodotti Natura Sì e quindi ci sta anche un bellissimo svuota la spesa. Comincio subito con il primo prodotto che è questo pacco di zucchero integrale di canna della marca Alce Nero. Questo vi dico subito quanto è, sono 500 grammi. Ho provato a prendere questo perché lo zucchero di canna io già lo utilizzo, ma non ho mai provato quello integrale di canna. Mi incuriosisce da un sacco di tempo in realtà e ho deciso di prenderlo, quindi insomma finalmente proverò lo zucchero di canna integrale. Poi, sempre restando in tema di cose integrali, ho preso il couscous integrale, eccolo qua. Questa è una tipologia di primo piatto, diciamo così, o comunque di piatto unico, perché si può anche mischiare alle verdure, alla carne, farlo come piatto unico. Comunque è una tipologia di piatto che mi piace moltissimo come alternativa alla pasta. E quindi ho pensato di provare il couscous integrale perché ancora non lo avevo provato. Ho provato quello bianco, ho provato quello già pronto con già la verdura dentro, insomma cose di quel genere, ma quello integrale mi mancava e quindi è arrivato il momento di provarlo. Secondo me mi piacerà di più dell'altro, di quello non integrale. Comunque vi farò sapere. Poi ho preso due mini confezioni di taralli. Questi sono taralli integrali biologici e sono senza glutine. Li ho presi senza glutine perché molto semplicemente mi sono sbagliata. Volevo i taralli integrali, non mi sono accorta nel negozio che c'era scritto che sono senza glutine. Ormai ero arrivata a casa, pazienza, li mangerò integrali senza glutine, però in realtà li volevo integrali con la farina normale, con il glutine. Però vabbè, pazienza, non ho letto bene sulla confezione. Invece della marca, scusate, Fior di Loto. Invece questi, sempre della marca Fior di Loto, sono taralli con farina di legumi. Questi mi incuriosivano tantissimo perché la farina di legumi mi piace, nel senso che la pasta con farina di legumi la sto apprezzando moltissimo. E volevo provare anche i taralli per vedere se anche questi mi possono piacere. E poi, restando in tema di farina di legumi, ho preso due pacchi di pasta. Uno è tutto di lenticchie rosse e ha finalmente un formato diverso dal solito, perché io sto apprezzando la pasta di lenticchie rosse o comunque di piselli verdi, insomma queste farine di legumi, ma trovo sempre gli stessi formati, che sono i sedanini, i rigatoni, i fusilli. E finalmente ho trovato un formato diverso che sono le conchiglie, che inoltre è un formato che a me piace molto. Questa ha la caratteristica di essere pronta in soli 3 minuti, quindi è velocissima da fare e la controindicazione per me è che dovrò stare attentissima e cronometrare perché a me la pasta, se non è super al dente, non mi piace. Quindi se non è al dente io la sento molla e poi non mi piace più. Quindi dovrò proprio stare attentissima a non lasciarla più di 3 minuti, altrimenti poi non mi piace. Comunque, vabbè, questa finalmente potrò provare un formato diverso. E poi questa invece mi interessava, mi attraeva molto, anche se sono i classici fusilli, perché è un mix di lenticchie. Quindi abbiamo farina di lenticchie gialle, farina di lenticchie rosse, farina di lenticchie nere. Questa mi attirava tantissimo con questi tre colori diversi e voglio proprio provarla. Poi ho preso un pacco di pasta integrale di farro 100% biologica e sono gli strozzapreti come formato, questo qua. Anche questo è uno di quei formati un po' particolari, un pochino più, diciamo, fuori dal comune,
e quindi mi piacciono di più. Quindi quelle poche volte in cui mangio la pasta, voglio dei formati un po' diversi, un po' particolari, questi mi piacciono molto e ho deciso di prenderli. Inoltre la pasta di farro integrale mi è sempre piaciuta. Io l'ho conosciuta anni fa perché mia mamma mangia spesso la pasta di farro, quindi l'ho assaggiato, ho avuto modo anche di abituare il mio palato a questo tipo di farina e devo dire che non mi dispiace per niente, quindi ho preso questo pacco di pasta. Poi, restando sempre in tema pasta integrale, ho preso i conchiglioni integrali. Se avete visto quel video tag a cui mi stavo riferendo prima, sapete che uno dei miei formati preferiti di pasta sono i conchiglioni integrali, che voglio fare ripieni con la zucca, quindi poi sul canale arriverà la ricetta. Quindi tranquilli che vi faccio il tutorial perché mi è già stata chiesta da un po' di persone, vi farò vedere come li realizzo io. Comunque, ho trovato i conchiglioni, di solito io li trovavo solo bianchi perché la pasta di questo formato è un po' più grande, io l'ho sempre vista bianca. Ho visto che avevano i conchiglioni integrali, quindi mi ci sono precipitato, ho detto finalmente ho trovato i conchiglioni integrali e quindi questi poi me li farò con la zucca. Poi vi faccio vedere gli ultimi due formati di pasta e poi passiamo ad altro. Ho preso un sacco di pasta per essere una persona a cui non piace la pasta, ma perché in realtà io non vivo da sola, non ci sono solo io in casa e quindi a me non piace, però c'è chi invece la apprezza, quindi diciamo che io la compro spesso perché non devo pensare solo a quello che mangio io, quindi ho preso un po' di pacchi di pasta integrale anche per questa ragione. Queste sono invece sempre pasta integrale e sono pipe rigate, spero che riusciate a vederle col riflesso, eccole qua, quindi per cambiare un pochino i formati, perché la pasta integrale non è che si trova facilmente di tanti formati diversi, quindi quando la vedo magari la prendo per cambiare un po' la tipologia di forma della pasta. E poi ho preso delle banalissime stelline integrali, quindi sono sempre integrali, ma sono le stelline che sono una tipologia di pasta che a volte, quando magari si vuole stare un po' leggeri, io cucino con il brodo, quindi le stelline in brodo, che non è una cosa di alta cucina o da grandi chef, ma è un piatto comunque leggero, soprattutto in quelle giornate in cui magari siamo stati invitati a pranzo da qualcuno, abbiamo mangiato di più, poi la sera il brodo con le stelline, comunque una cosa che tutto sommato non mi dispiace, ma che aiuta a mantenersi un po' più leggeri. Però, siccome stiamo adottando la filosofia pasta integrale, quindi la pasta bianca la stiamo quasi del tutto eliminando, fatta qualche eccezione, sono sempre un po' alla ricerca di formati di pasta integrale. Quindi ho visto questa e ho deciso di prenderla. Poi ho preso un preparato per il risotto alla zucca. Io di solito me lo faccio con la zucca fresca, quindi il risotto è una cosa che di solito mi cucino partendo proprio dagli ingredienti freschi, però devo ammettere che tengo in casa anche quei preparati per il risotto già pronti. Di solito prendo quelli della Knorr o anche della Coop. E li tengo lì per quelle giornate in cui magari non ho voglia di mettermi a cucinare, sono stanca, voglio fare presto, quindi ogni tanto, una volta ogni tanto, non succede nulla e uso quelli. E proprio per questa ragione ho voluto prendere questo risotto con la zucca. In questo caso è biologico, non è riso integrale, è riso bianco, peccato perché lo avrei preferito integrale. Comunque, insomma, me lo tengo lì per queste situazioni, diciamo, di emergenza. Tra l'altro, questo è un periodo in cui sto lavorando di più, sto facendo degli straordinari, quindi è vero che lavoro da casa, quindi sono già dentro casa. Però è anche vero che sono più stanca, quindi magari anziché mettermi a cucinare, preferisco girare un video o guardare i vostri video perché è un canale YouTube, quindi rilassarmi un po' di più così e mettere a cuocere un risotto che è già pronto, diciamo. Quindi, insomma, questo è un periodo in cui sono più pigra e più stanca. Poi ho preso un pacchettino molto piccolo di castagne.
questo snack a base di castagne. Queste sono castagne cotte al naturale, sono già sbucciate, sono 40 grammi e sono semplicemente da gustare così come sono, quindi sono già pronte, diciamo, al consumo. Io adoro le castagne in tutte le loro forme. Mi piacciono i dolci alle castagne, mi piace anche il pane di castagne, mi piace la classica castagna bollita addirittura, le calda arroste, quindi insomma è una cosa che apprezzo tantissimo. Diciamo che è un frutto autunnale che mi piace moltissimo. E di solito quando arriva il momento delle castagne me le compro, però quando le vedo anche già pronte così, ogni tanto, non sempre, però ogni tanto mi fanno piacere, quindi me le compro. E queste qua di natura sì, non le avevo ancora provate, quindi insomma facciamo questo esperimento e vediamo come sono. Poi ho voluto prendere una cosa che non avevo assolutamente mai visto e non avevo quindi mai provato, anche se sono sicura che esiste da chissà quanti anni, però io non l'avevo vista. E si tratta di queste lingue semi-integrali di farro. Questo è il nome originale. Sembrano più che altro dei cracker o delle schiacciatine, non so bene come definirle. Comunque sono queste qua, sono lunghe. Cerco magari di tirarle fuori dalla scatola perché vorrei farvele vedere meglio. Vediamo se riesco senza fare dei danni. Eccole qua, ci sono riuscita senza fare danni. Sono queste, vedete, sono lunghe. Piatte, sembrano essere abbastanza croccanti, viste così, e mi attirano tantissimo. Devo dire che queste sono quelle cose che mi attirano molto da mangiare magari insieme ad un secondo, insieme, non so, a qualcosa comunque che sia proteico, quindi magari con il pesce, con la carne, invece che il pane, a volte mi piace mangiare queste cose, quindi non tanto come snack durante la giornata, anche perché io faccio solo 3 pasti al giorno, quindi tra un pasto e l'altro io di solito non mangio nulla, però diciamo che il secondo accompagnato con queste cose qua di solito mi attira. Queste davvero mi incuriosiscono molto. E poi ho preso un pacco di cracker senza lievito integrali. Questi qua, la marca credo sia Più Bene. Non so se voi siete più esperti di me, di natura sì, ditemi nei commenti se questa è la marca. Comunque mi attirava l'idea di assaggiare i cracker senza lievito e quindi li ho visti e li ho presi semplicemente. Adesso passiamo al dolce. Ho preso pochissime cose dolci in realtà, però 3 articoli, diciamo così, li ho presi. Uno è questo, è la cioccolata in tazza, quindi questo è un preparato per cioccolata in tazza da zuccherare. Ed è cioccolato denso e cremoso, gusto dark. Eccolo qua. Questa la voglio provare, voglio vedere se rispetto al Chobar mi dà l'idea che sia leggermente più sana, tra virgolette, perché comunque stiamo parlando di una tazza di cioccolata, quindi non è certo paragonabile a un piatto di verdure. Però comunque, siccome io ogni tanto bevo anche una tazza di cioccolata, magari a colazione, io di solito bevo il cappuccino con i biscotti oppure con una brioche, dipende. Però come alternativa al cappuccino, qualche volta, giusto per cambiare un po', magari ci metto una tazza di cioccolata. Diciamo che lo faccio una volta ogni 2 o 3 mesi, però ogni tanto sì, e di solito è il Chobar. Però voglio provare qualcosa di diverso e quindi ho visto queste buste sfuse e ho pensato di provare. Poi ho preso questa confezione di wafer, limone e vaniglia, eccole qua. Questi c'erano anche al cioccolato, ma ho preferito prendere quelli al limone e alla vaniglia, perché comunque il limone e la vaniglia è un gusto che mi piace quasi di più del cioccolato, quindi ho pensato di partire da questi. Ma poi se sono buoni e mi piacciono, magari provo anche quelli al cioccolato perché comunque erano invitanti. Poi, a proposito di cioccolato, come ultimo prodotto ho preso proprio una tavoletta di cioccolato grezzo fondente alla cannella. Questo è il cioccolato, quello proprio interessante per me perché è aromatizzato. A me piace molto il cioccolato aromatizzato.
La cannella mi piace tantissimo, quindi ho pensato di provare questa cosa. In realtà non so cosa aspettarmi, perché la cannella ha un gusto molto particolare. Il cioccolato fondente è abbastanza amaro, quindi davvero cioccolato e cannella così in tavoletta non so proprio cosa aspettarmi, e proprio per questo mi incuriosisce molto. Comunque, con quello che nei popoli antichi veniva chiamato il cibo degli dèi, ossia la cioccolata, concludo questo video. Vi invito a farmi sapere nei commenti se anche voi andate a fare la spesa da Natura Sì, se vi piacciono le cose biologiche, integrali. Vi invito anche ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.